regina della Got League sfida il loro primo avversario. Benvenuti a Redlock Oragon! E questa è la intro di Omi e questa è invece la prima partita con le grafiche fiammeggianti di Redlock Oragon. Che bello! Prima partita del secondo giorno di questa Summer Season. Però è tornato in campo sia Alex sia la TV. Guarda come escono bene qui con Elfiche, che si può giocare l'uno contro uno contro CR7! Bello! Bravo Marenco! Sono rimessa laterale per gli Oragon sotto gli occhi del demone. CR7 parte, il tiro! Mamma mia! Mamma mia! Cristiano! Cite, sale lui, il vero Got, poi grande giocata, dispera, parte il tiro! Mamma ci credo! Ecco, con un miracolo! Bravo, e poi la palla sul palo, mamma mia che conclusione! 0-0 tra Redlock e Oragon, tutte e due le squadre sono andate vicino al gol, forse di più, anzi sicuramente di più i Redlock. Bravo! Con il tiro di spera, però attenzione, Palermo dentro per CR7, il tiro! A manone aperte, instakeeper dice di no. CR7 a lottare, poi mette tutto a posto, spera, pallone dentro! Non ci credo! Per Davide Mearini. Ex Primavera Lazio, il numero 3 degli Oragon. Spera, però se lo mangia, draftato. In velocità, spera, dentro l'area di rigore, attenzione, col numero 7 si appoggia il Fiche. Il Fiche! Non ci credo! Oh. Occasione Redlock! Raga, carta Oragon, giocano shootout roulette. VIP. Sarà CR, il demone di Tallinn a scegliere, ma sembra proprio CR. CR7 contro Instakeeper. Parte CR spera. Salta Instakeeper. CR spera. C'è! Eccolo c'è! Qua! Itzu! Il nuovo capitano! Sì! Degli Oragon! CR spera! Porta in vantaggio la squadra del demone di Tallinn. Attenzione. Eccolo qua, fischia che riceve proprio lui il pallone dentro per la conclusione violenta. Entra in gioco il mister Stognolo che attiva la carta turnover forzato dei numeri 7, 10 e 4. E intanto è stato il faraone. Comunque si fanno alla fine. Attenzione, siamo... il pallone dentro, possibilità per Spera. Marenco. Vediamo, Elfiche, arriva il fischio dell'arbitro, tre in barriera, parte il numero 10. Non ci credo. E l'ha deviata proprio lui? Non ci credo. Il GOT della scorsa edizione, non mi stancherò mai di dirlo perché è un difensore, sono con te. Vai! Pallone messo in mezzo, attenzione. Non ci credo! Ci tira! Ha detto Obolide. Psicodramma Redlock totale. In questo momento i Redlock sono ultimi in classifica. Attenzione però Ferrigno per Fiche. Fiche! L'arciere! Tra me e te non so oggi, eh. Fiche! Va bene. Credo si sia sbucciato. Si sia sbucciacchiato. Ancora 19 secondi, poi sarà 2 contro 2. Attenzione! Sterzata al tiro! C'era! C'era! Francesco! Francesco di Nolfo! Cazzo! Il bomber di Nolfo! 3-1. Vediamo intanto. Perché c'è la possibilità per Ferro di girarsi dentro l'area di rigore. Prova ad andare, ma la porta è vuota. Allora gli Oragon possono dilagare. No, forse non si è accorto. Attenzione! Dai, arbitro, esce a valanga instakeeper. Arbitro. Cos'è? Attenzione perché secondo me è arrivato il fischio prima. Paolo. Al minuto c'è il fischio. In qualsiasi caso si stoppa la partita. Cartellino blu per Instakeeper. Fatto bene. Citterio in porta e Fiche da una parte e sì. Dall'altra parte. Spera. Io dico che la dà Spera. No, secondo me no. Dai, tira Marenco, dai. Vediamo, ecco il passaggio per Spera. Carica a destra. C'è! Spera! Cristiano! 1-2-3. Fium! 4-1. Ancora lui! Il capitano! Eccoli qua! Delle furie arancioni! E quasi aveva ragione King Ash. Attenzione, Fiche! Va lui per Cite. E il Fiche! 4-2, accorcia le distanze. L'arciere! Occhio, ragazzi, ai Redlock! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ed è gol! Di Marenco! Oh! No! Baffo se voglio, Marenco!
Incredibile la citazione. Ed è psicodramma totale, Masseo. Ma c'ha la faccia tesa. Che lascia la postazione e vola. Spera, mi fa la prima punta. Ok. Sei vale. Mister Andy Nine attiva la sua carta Eurogol. E allora rimessa laterale, se la ride nervosamente il presidente. Ma nervosamente perché bisogna. Attenzione, parte calma. Tiro e instakeeper, questa volta ritorna il vero instakeeper, questa è una gran parata. Ora i Redlock devono far vedere se hanno ancora quella mentalità lì. Attenzione, ancora il Kilimangiaro in avanti per Spera. Buono, Spera! No, che gol! Ha bucato la rete, signori, Spera. Però... No, ma non è entrata. No, è gol, è gol. Rivediamo un attimo la replay, goal, ma mi sembra proprio gol. Mario Sturgnolo decide di attivare cambio del goalkeeper, CR Spera in porta. E dopo, attenzione, vediamo, si lotta su questo pallone, Momo se ne va, serve... Ah, destro di Davide Mearini. Bellissimo e difficilissimo. Sì, Davide Persizza, Obolide Track. Parte Palermo. Oh, quasi, va bene, sì. Bella. Va bene. Gode chi parla. Mearini. Sta zitto, di solito la spiega. No, ma io non voglio spiegare, cosa c'è da spiegare? O Spera. Sperare, c'è da sperare. Attenzione, c'è però. Una piccola discussione intanto in zona Demone di Tallinn. Il pagliaccio sportivo di Andinaio qui di fianco. No. Ha messo il piede davanti. C'è un coglione, fai tanto la parte a Sciscione e sei come lui. Ragazzi, infatti stavamo pensando dalla prossima di fare votare dopo. Mamma mia, che siluro da parte di Lele Monti. Secondo me va d'esterno sul secondo. Ed è proprio così. Non ci credo, qua aveva passato la barriera, ragazzi. È scesa bene. Mamma mia, ma stanno mettendo l'anima gli Oragon e il Fiche. Parte il tiro, Moreto! Il Fiche! Traversa! Ma che intervento di Marenco! VIP mode! Giocate voi? VIP mode! Attenzione! Scelta da parte dei presidenti, quindi sia Ash che Masseo saranno presenti nei tre minuti effettivi della VIMO. Non era capitato. Cosa sta succedendo? Ovviamente si possono accordare solo i presidenti, sì, che diciamo sono pari alla Lega, e quindi se sono d'accordo loro, cazzi loro. Vorrei una King Ash Masseo Cane. Eccoli, Alex. Va lui, Alex, crea lo spazio da Masseo. Alex! Ama la TV! Ama la TV! Il più grande canale dell'Inter come community su Twitch e nel mondo. Attenzione però a Chris Laway che va da solo. Masseo prova a killarlo, ce la fa. Instakeeper, alla sua destra c'è il Masseo, ignorato, preferito, giustamente, Mearini. Che a sua volta ignora Alex, va in proprio e Marenco ci deve mettere una pezza sul primo palo. E ci stanno mettendo l'anima in questo finale di gara con Alex a battere questo calcio d'angolo per Mearini. Mearini spara la porta, Mearini! Non ci credo! Che gol! Mearini! Davide! Cinque pari! Cinque pari per i Red Dog! Incredibile, la ribaltata al Masseo! Palla ricevuta da King Ash, o meglio... CR7, guarda Masseo come va a pressare CR7 Masseo. Salta il Masseo, CR7 per King Ash. Attenzione, King Ash dal limite. Può inventare. Dai, ma non è in grado neanche di camminare. È caduto, chiama non il VAR. Non ci credo! Alex! Di Ama la TV! La ribalta di Redlock! Incredibile! 5! Hanno un cuore diverso questi ragazzi. L'armata del Masseo. La ribalta. 6-5, psicodramma Oragon. Si è ribaltato tutto con la ruota. Allora, dall'inizio della ruota erano 3-5-3. Attenzione però, perché non è ancora finita. Non è finita. Perché il presidente King Ash ha fatto perdere pallone. Una partita ormai vinta. Torello intanto nell'angolino. E gli Oragon ci credono, ci devono credere, CR7. Però la palla sfila nelle braccia di Instakeeper e l'hanno ribaltata i Redlock. E vi dirò di più, lì non era nemmeno... Finisce così! Finisce qua! Umiliano il Demone di Tallinn! Sturgnolo! Fa un gesto inequivocabile nei confronti della panchina degli Oragon. Psicodramma totale qui alla Leona Arena, ragazzi!
Ciao ragazzi, sono sempre io, Omiatol. Il video è finito. Ti ricordo che se sei arrivato a questo punto puoi mettere anche mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanellina. Altrimenti